Ma arrivano i pirati, Andrea. Andrea, arrivano i pirati. Andrea. E allora? E ci va? Mette pure la vacca. Arrivano i pirati, Andrea. Andiamo pirati, arrivano i pirati. Ma c'è il flash. Boh, l'ho messo ieri, si deve fare uscire con loro al carro e mi è rimasto. Guardate un po', guardate. Cappellino d'anterista. Cappellino d'anterista. Il classico cappellino d'anterista. Del borghese milanese. Che va allo stadio a vedere. Ma vedi. L'abbiamo fatto. Guarda. Non ci sente, non ci sente. Magari è già pronto. Non ci sente, guarda un po'. Questo diceva l'amico Andrea, il classico cappellino da interista e va a vedere il derby. Ah, che te sei interista? Chiaro. Che faccio, spengo? Ci andiamo. Oh. Non ci arrivano ancora, arrivano anche loro in pizzeria tutti e due. Come si chiama Bragovic? Brozovic. Brodovic. Brodovic. Dice uno Brodovic, Brodovic. Senti un po'. Uguale, eh? Oh, a piacere, no? Rubo la tonacone che tanto non sa leggere. Colpa d'Alfredo. Brodovic. Arrivati i pirati, che bellezza. Guarda che mare, come diceva Buscaglione, guarda che luna, guarda che mare. Ecco, è arrivato anche Piero Pelù stamattina. Bravo, giù! Tribunali! Tribunali, un'altra volta, Madonna! Tribù! Chiedono una proroga, meglio. Buona prova, Ferrari taglia il nastro sempre. Tanto, Ferrari. È inaugurazione c'è cazzi, è il cognome, Ferrari. O tagli il traguardo o tagli il nastro. Perché c'è queste due leggi regionali che se c'è un nastro ci deve essere per forza Ferrari. Se c'è una se scena. C'è una scena con cinque persone. C'è Simone. L'ho visto ieri, È informissima, Mi ha preso per cazzo se le c'è una polemica, chi c'è? C'è Ciumei. C'è Ciumei. Comunque, non è polemica, no, Andrea. Scherzo, dai, poi. È bravo. Vabbè, comunque Marini ha detto il vero obiettivo è stabilizzare gli uffici. Che si sia un po'. Tremano. Treni che no. Treni che no, fermiamoli un po'. Ma è bellissima, però no, è andata bene. È andata bene. Allora, però automobile contro il trattore. Ne stavamo parlando ragazzi, prima. Torna no? Un attimo, oh. Ho sputato. Ti stavo cercando le foto. Mondo ho rurale. Sputato, ho sputato. A quel mondo rurale, di una volta. Stavo antico. Cercando le foto. che ho fatto ieri. Quella ignata di. L'ho vista su qui è New Selva. Esatto. Ma quindi dov'è la storia? Gli è partita. No, davanti al distributore all'entrata di campo. Ah. Qui si vede bene, gli appariamo tutta la ruota e lui si è infilato nel fosse. Colpettino insomma, dai. Colpettino leggero. Allora. Ma Zantini confermato nel Oh, ieri i bimbi hanno fatto 1000 visualizzazioni. Sono forti, ragazzi. Forti. N'ha risentito un pochino l'edicola urbana nostra. Lo so, vabbè, poi però, non si può avere tutte e due cose. Però guardatela con calma che con calma. Siamo seguiti da Paolo Belli. Davvero? Te l'ho detto, mandato anche un po'. Mi ha mandato il coso su internet. Ma te eri incazzato la moglie. Eravamo dei tiali che avevo riuscito mentre litigavo. Poi non l'ha mandato. Peccato, cazzo, la premessa. E poi ci segue anche quello lì di Ruffini. Paolo Ruffini. Paolo Ruffini. Venisse una volta. E pensa ci fa io doppio, noi apriamo la bocca, lui ci fa di stronzate, cioè le stesse cose. Emanuele Carioti ha scritto invece, ci ha ritwittato, carino, infatti da ieri su Twitter abbiamo avuto un picco di ascolti. Ascolti, non è indifferente. Siamo cinquettiamo. Sì, te lo sai, no? Twitter è il tuo mondo. Comunque c'è Mazzantini nel direttivo dell'ambiente, quindi abbiamo un'altra pedina importante, sì. Ci vedete lì a trovare i salcini. Come stai te? Bene. Sei stanco? Allora, quello sempre dal lavoro. Questo sì, l'avevo vista. Allora, commentala te, che bella questa cosa. No, questa è una cosa molto carina, nel senso che hanno aperto
i luoghi storici e culturali di Portoferraio ai matrimoni, si potrà sposare alle fortezze, alla Linguella già era stato fatto, però alle fortezze, Forte Falcone, Forte Inglese, al Teatro dei Vigilanti, se uno vuole fare ricevimento al teatro lo può fare. Una bella messa in scena. Ciao, per esempio, Alessandrino è stato il primo che si è sposato al Teatrino delle Suore. Bello. Però lì è anche al teatro è anche la scusa che se cambi idea era una farsa. Stavamo recitando, ma il buffet lo pagate quando uscite, 10 euro. La curiosità, che ha un senso questa cosa effettivamente, però è carina, è che durante la cerimonia non puoi tirare il viso, perché sono siti archeologici, sono siti storici, quindi tirati per non sporcare. Però non puoi tirare il viso, che è bellissima sta cosa. Tipo sì. Con il riso, esatto. Ma Rivonno, due fischiettoni nell'occhio a me, due rigatoni qui, sì, ma come idea. Certo che... O la penna. E la penna, me lo ricordo. Dicevo, era carino quello d'Alessandrino al teatro, perché poi era proprio, noi sul palco, la gente in platea, è stato forte quando. È una bella cosa. Io mi immagino se si sposeranno al coso, ragazzi. Ah, ci sono gli sconti? Sì, per i residenti costa meno, per i non residenti costa 250 euro nei giorni federali, giustamente. Come sulle navi, no? Cioè, questa presenza dietro sembra che Fabio e Mingo. Sì, sì, lui è il zitto. Immagini se si sposano alla cosa alle grotte, alla Villa Romana, lì devi portarti la faccia di spogliatore, tutto. Poi dopo hai dato un assist fantastico, perché sulla Villa Romana, ti ricordi? Fai vedere il tuo sito, aveva detto che non c'era stato il poeta. Fatti pubblicità, ecco. C'è la foto di Ovidio. Franco Cambi ha risposto, che è il responsabile degli scavi. È una lettera molto articolata che potete trovare così, ma la cosa fantastica è la chiusura, in cui Cambi si rivolge a Zecchini e dice, io vado avanti per la mia strada, il mio compito è fare gli studi, non rispondere a lei. La saluto quasi con simpatia, ma senza rancore. Che era bellissimo, cioè questo scontro, però, in punta di penna fra studiosi, meraviglioso. Cioè. Sì, poi se si litiga. Come noi, insomma. Si litiga, Ovidio, no, non c'era, non è possibile, no. Ragazzi, guardiamo un attimo i libri dell'epoca. Nota la classe di questa frase: l'archeologia ha fatto giganteschi passi avanti rispetto ai suoi mitici tempi. Sei rimasto un po', Te sei rimasto da del bronzo. Meraviglioso, sono quelle cose che veramente ti divertono. E tantissimo. Troviamo questo articolo su qui, newselba.it. E fa pubblicità, è importante. Perché l'edicola del bar fa pubblicità gratis e non vuole niente in cambio. Ah, Flamingo, una notte di Nera di Gospel. Federica, l'abbiamo detto ieri, non cantare. Sai, più forte di me. Non cantare. Ci provo sempre. Ma poi per il gospel non hai la fisicità. Non hai la fisicità. Non c'ho nulla. Uno regine canta, uno regine scrive. Saulo Danesi si è laureato a 55 anni. Oh, grande tifoso viola lui, infatti era venuto con me in un paio di partite della Fiorentina. A proposito di viola, ma spoglionati viola? Sì, hai bisogno? Certamente sì. Ora al 19 c'è la scena sociale. Qual è come gruppo ora, a parte che voi avete questo difetto di essere dell'Inter, però scogliati sono il secondo club d'Italia a livello di tifo italiano dalla Fiorentina, quindi non è che stiamo scherzando. Poi già, insomma, 350 soci iscritti. Poi insomma, metti in un gruppo, metti a me, a Lupetto, insomma c'è dei personaggi, nuvolone di da Zacca, insomma inizia a essere impegnativa la cosa. Sì, ci vuole un pullman rinforzato. Quando arriviamo ci riconoscono a noi, guarda, anche all'Artemio Franchi di solito facciamo anche delle belle... Ancora prima di arrivare, mi sentono proprio. Poi il premio città di Portoferraio sarà curato dal comune di Portoferraio. Sì, andiamo. Abbiamo un film, libri, dischi, tutto il bello della festa. Allora, noi consigliamo lì film, se ci sono libri e dischi e il bar. Libro a caso, capito? Ma c'è Pugi che è uscito. Pugi, c'è la Catogno, cioè, insomma c'è tanta roba. Poi uno se vuole andare negli evergreen, Sergio Rossi, Regini a caso. C'è anche un Regini che ha scritto. Dischi, ricordiamo, andate a cercare Sammy Marconcini. Vabbè, magari lo guardo proprio sul loro sito. Vai, Balzanti.
il Micol, quindi cos'è? Micol e il Trio delle Meraviglie. Le Meraviglie, cioè questo disco. Le Meraviglie sono fortissime. Il crowdfunding. Il crowfunding. Poi aggira per i mercati, aggira per i mercatini, c'è un mondo di prodotti e bar. Ci sono il cappotto azzurro, continuano fino al 24. Sì, sì. Ora Gloria mi aveva scritto le date, però non me le ricordo bene. Comunque poi se venite il mercatino poi. No, ma Gloria, che siccome abbiamo intelligente, va sulla pagina di Corbana e lo riposta. Sì, 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 tagliamola. Bene, detto fatto e sotto. Ah, ti qualche notizia, dai, qualcosa. Stessa cosa qua, ci sono degli aggiornamenti che darò più tardi, però intanto beh, la notizia è questa, oggi viene la sviluppo perché era diretta all'Elba, questa roba qua. 20 kg di acici arrivati, c'erano diretta all'Elba per le feste. Esatto, perché ragazzi, in qualche feste. Modo bisogna passare. Le feste ce n'è. Passate su un campo, vi fanno presente. Lo fanno presente. Esatto, ovviamente. Allora, comprate i libri, i dischi perché non ce n'è. Bomba fine. No, non ce n'è. N'è arrivato. È tutto qui nel giornale. Il Corriere l'hanno messo. Guarda, un po' di bestie. Hanno fermato, sai? Tu fai una casa, se non lo più. Scusa, ragazzi, sono blocchi. Sì, ci metti un po' io, non muri. Hanno fermata alla dogana quella che sta simpatica a Stizza, sai, sì. Quella, sul porto. No, davvero? No. Ah, c'era rimasto quasi. Si fermavano, facevano che so, sono blocchetti per fare una casa. Bello. Vai. Quanti ce n'è? Me ne regali uno, si può. Quindi andate nei campi, pigliate un po' di erbetta nei campi. E fateci in consumo. Poi pigliatevi un libro, un disco, il banco. A me sta musica mi manda un culo. Arrivederci, un abbraccio. Ah, ma oggi c'hai uno scoop più oggi. No, dopo. Poi ne parliamo. Esatto, però è una cosa poi, carina che nasce sono... ora, però va ancora a sviluppo. È da ieri che ci lascia sulle spine. Poi non sono a quei livelli, però... tecnicamente ti posso dare poi delle informazioni. Bene. Oh, quell'altro. Certo. Arrivederci. Shh. La cosa si fa seria. Shh. Arrivano pirati.